Buongiorno a tutti, Alessandro, Storia di Mieli. Curiosiamo un secondo in un nuovo apiario che ho impostato 3 settimane fa. Ad Acacia ormai iniziata, infatti sono arrivato appena un po' in ritardo. Comunque adesso, come vedete, ho apiscampato quello che secondo me siamo riusciti a raccogliere di acacia. Ci auguriamo sempre poca ma buona. E guardate che bello ambiente qui, grossi problemi sanitari le api non li avranno sicuramente. Guardate, adesso poi che abbiamo tolto l'acacia c'è una bellissima fioritura abbondante di rovo. Guardate tutti questi rovi che saranno future more, come sono prese d'assalto dalle nostre rapine. Guardate se riesco a inquadrarli. E pensate che 3 giorni fa che ero passato a controllare avevano appena iniziato. Guardate quanto raccolgono sul rovo, che in un'altra postazione che abbiamo un po' più in alto sarà subito prima del castagno. Qua invece castagno non ce ne dovrebbe essere. Probabilmente raccoglieremo un millefiori con una buona percentuale di rovo, che solitamente ha un polline e un nettare squisito. Ma soprattutto guardate l'ambiente, soprattutto andiamo, qui c'è la nostra piara, come vedete abbiamo questa qui davanti, questo buco che vedete davanti non è una piscina per le nostre oche, ma è una buca di cinghiali, speriamo che non creino problemi in futuro. Le api stanno volando abbondantemente, stanno bene. Anche questo nucleo che avevamo recuperato tempo fa e sta anche lui crescendo in maniera stupenda. Ti devo aggiungere tra poco, appena passo fra 2 giorni a raccogliere questo miele di acacia, un telaio, cosa che sto facendo su tanti sanuti che famiglie nelle quali manca, un foglio cero nuovo con la famosa gabbietta di mozzato nuova. Gabbietta di mozzato, in molti la conoscono, ma vedremo in futuro. Ecco qua, continua il rovo e poi questo è un angoletto quello che vedo, ma in questo bosco selvaggio ce ne sarà un'infinità. Tra l'altro, visto che abbiamo anche della vigna che ho abbandonata o comunque selvatica, ne ho dovuto anche eliminare un po' per fare la postazione, ma probabilmente non faremo miele di vigna, sicuramente miele d'uva, ma quantomeno qualche grappolino speriamo che da qualche parte venga. Adesso so che nelle vigne ci sono già i grappolini iniziali, ma qui non ne vedo, ma speriamo che qualcuno possa arrivare a formarsi e a maturazione. Ed ora rovo nell'immediato post acacia. Ciao a tutti, buona giornata.